importa quanti sono i progetti effettuati e quanti altri sono in programma. La verniciatura sarà uno dei momenti più belli dopo la presentazione finale del restauro. Ovviamente la verniciatura è un qualcosa di complesso che non si arriva e si effettua dall'oggi al domani, perché la preparazione del telaio deve essere fatta in maniera perfetta. Ho cercato di utilizzare una prospettiva insolita. Al posto di utilizzare la classica ripresa con telecamera fissa, ho utilizzato una ripresa mobile montando la telecamera sul mio polso. Purtroppo il risultato atteso è molto diverso da quello reale. E infatti la mia idea era cercare di ingrandire, cercare di focalizzare l'attenzione appunto sulla parte liscia di come veniva la vernice, quindi su come veniva distribuita, e invece ho finito con avere un'inquadratura quasi sempre fissa e talmente veloce che non riesce comunque a descrivere bene l'idea su come la verniciatura sia stata realizzata. Spesso quando mi capitano su YouTube seguo altri video correlati al restauro e alla verniciatura e devo dire che mi sono accorto di un piccolo errore nei movimenti che faccio quando vado a spruzzare la vernice, ma nonostante ho questo stile un po' particolare, mi rendo conto che il risultato è comunque soddisfacente, perché solitamente si tende a fare un movimento ad X, mentre io tendo a fare sempre un movimento orizzontale, cercando comunque di riempire e di non fare allo stesso tempo delle colature. Quale episodio, se non questo, è il più idoneo a parlare di vernici? Ovviamente i miei sono pareri personali e non vanno a sostituire quelli di un professionista. La mia preferenza in assoluto ricade sulla vernice catalizzata, ma non sempre la vernice catalizzata è disponibile, come in questo caso. Per via di questa quarantena io mi sono trovato costretto ad utilizzare delle bombolette che avevo messo da parte. Fortunatamente avevo due bombolette, quindi sono stato non curante durante questa verniciatura, nel senso che sapevo comunque che la vernice mi sarebbe bastata. Dove ricade la mia scelta tra la vernice catalizzata e la bomboletta? Ebbene, la vernice catalizzata secondo me è il top del top, in quanto contiene dei componenti quali il catalizzatore e il diluente, che rende più facile applicare la vernice e automaticamente avere un risultato finale molto più valido. Ma non è da scartare anche la bomboletta. In primis io preferisco utilizzare la bomboletta nei piccoli dettagli dove è possibile, perché è facile da applicare, è molto veloce e ha un'asciugatura molto più rapida. Oltre il fatto che vado ad escludere tutte quelle perditempo quali il lavaggio dell'attrezzatura post verniciatura. L'opzione bomboletta allo stesso tempo non è da scartare, in quanto è una vernice molto reperibile ed è una vernice molto economica, che anche in buone mani riesce a dare una buona rifinitura. Ovviamente dipende dall'utilizzo, se è un qualcosa soggetto a urti, a fango, a anche da pietre che sbattono, la verniciatura è facile che viene intaccata, quindi vado a consigliare una vernice catalizzata con un relativo trasparente molto resistente che va appunto ad evitare che la vernice si stacchi. Secondo voi esiste una particolare vernice adatta alle biciclette? La domanda sembra un po' strana, in quanto è normale che si sviluppano prodotti che hanno una certa richiesta, come per esempio le autovetture. È normale che chi produce vernici produce una grande quantità per quella porzione del mercato. E qui vi sbagliate. Esiste una marca chiamata Spray.bike o Spraybike che produce delle vernici di altissima qualità. Ho avuto un po' di esperienza ritirando qualche bomboletta e devo dire che consiglio vivamente questo prodotto perché è veramente di facile utilizzo. Ovviamente non sto parlando di un prodotto rivoluzionario o un prodotto comunque che va a sostituire i carrozzieri, ma chi come me ha avuto un po' di esperienza con le bombolette acriliche noterà subito la differenza. La differenza per quanto riguarda una facile distribuzione e allo stesso tempo una veloce asciugatura, e che ci crediate o no, ha comunque una tendenza molto molto ridotta a formare colature. I dati negativi sono la reperibilità, visto che è un prodotto che va acquistato solamente online, e anche il prezzo, che è un tantino più elevato, aggiungendo specialmente i costi di spedizioni, a differenza di una bomboletta normale. Siamo quasi alla fine di questo restauro. Come al solito vi ringrazio della visione e ciao!